Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Oggi è ancora più tecnico perché non funziona questa, la devo mettere a posto. Allora, nel frattempo che facevo il video con voi, volevo mettere a posto la luce. Questa è anche smart, quindi molto digitale. Eccolo qui, il Sonoff. Questo l'ho collegato, solo mi si è rotto qui il pulsante e non mi funziona più la luce. Quindi dobbiamo metterla a posto e nel frattempo vi dico un po' di cose che mi sono capitate in questi giorni nell'ambito di internet e iniziamo il video. Allora, eccoci qua. Prima cosa andiamo a vedere questo pulsante perché l'interruttore non funziona. Allora, oggi stamattina in pratica mi è successo questo. Siccome avevo un problema con l'FWA Linkam, è venuto a casa i tecnici della team perché si allacciano ai loro ripetitori. E niente, parlando con loro, in pratica sono venuto a conoscenza di come funziona un po' i loro ripetitori, che hanno delle celle e tutto quanto, che vanno a pari passo. In pratica sono un po' messi un po' in tutta Italia. Nel mio caso mi ha fatto vedere nella zona dove stava messi, mi è servito pure a me perché per le prossime installazioni posso anche capire quale tipo di problema ci sono. Infatti, come il video dell'altra volta, se non l'hai visto ancora, mi raccomando, vallo subito a vedere, o se no iscriviti al canale, lascia un like e messaggi. E perché voglio fare altri nuovi contenuti. Vi ricordate l'altra volta che in pratica dovevo mettere a posto il furgone? Non l'ho ancora fatto. Voi mi dite perché non l'ho ancora fatto? Ragazzi, io non l'ho ancora fatto per un semplice motivo, perché siccome sta cambiando il lavoro, il tipo di lavoro, mi serve delle attrezzature un po' diverse, quindi devo fare un pianale. Oggi lo sono andato a vedere, vado a comprare a Brico. Devo fare un pianale per mettere sotto le scale. Siccome ho le scale lunghe, non voglio mettere il portapacchi sopra perché mi fa turbolenza, fa un sacco di rumore. Allora metto le scale sotto e sono andato a vedere anche questo. Però ritorniamo noi al fatto di internet. E ho visto che in alcune zone loro dicono che potrebbe andare bene, potrebbe andare male, e certe volte funzionano anche male. Allora gli stavo dicendo: ma com'è tutti questi problemi? È perché ci sono delle zone, come ad esempio nelle zone nostre collinari, che in pratica ci stanno tanti ripetitori, e che succede nelle zone collinari, fanno da riflesso. Facendo da riflesso io ho un segnale buono, invece quel segnale è preso di riflesso dall'antenna e non è diretto, e quindi abbiamo un segnale scarso e la connessione, anche quando telefoni, funziona male, o che switcha da una parte all'altra e in quel caso si blocca. Quindi allora noi che andiamo a fare? Niente, lì non ci si può fare niente. Adesso stavo vedendo se potevo installare anche Euro in quella zona, però vediamo un po' con i miei colleghi se si può installare, perché se si può installare Euro in quella zona gli metto Euro e a posto. Il ripetitore pare che ci sia, gli vorrei mettere anche la 100 mega, però non sono ancora sicuro, dobbiamo fare dei test. E niente, così. Poi ho visto voi mi dite che durante la notte cala, durante la sera cala, sì, perché le persone sono in maggior connessione, anche se guardi Sky e ti scarichi qualcosa, in pratica gli serve la connessione internet e quindi c'è un maggior afflusso di connessione. Questo interruttore lo levo adesso perché mi incavolo. Eccolo, in pratica non funzionava
si era rotto, non funzionava più e niente. Si è rotta la molla, niente, lo facciamo diretto, tanto ci sta l'interruttore smart. Se ancora non hai visto come funziona l'interruttore smart, mi raccomando, vai a vedere gli altri miei video. Quindi dice Andrea, io non l'ho visto, male. E non lo so, vi piace questo nuovo format? Allora, dove eravamo? Ah sì, in pratica, come avevo detto, lì internet la sera di solito diminuisce la connessione e per questo motivo non va bene. Poi, si risolve in un modo o nell'altro, però la connessione deve calare. Adesso sto facendo un paio di prove perché voglio testare un po' di connessioni. L'altro giorno ho provato in pratica la connessione con la SIM via O, l'ho messa dentro un router, quei modem che in pratica ci puoi mettere anche la SIM integrata, e in pratica ho visto funziona veramente bene. Dire la verità, è anche molto veloce. Poi però non sapevo di preciso i prezzi, quando andava a costare tutto quanto, e non sono stato a guardare lì il resto. E niente, si potrebbe fare anche una connessione del genere, anche perché cioè l'IG o l'FWA funziona che hanno una SIM interna, dopo questa SIM viene messa dentro in pratica l'antenna e riceve l'antenna, e poi ci pensa il modem a fare tutto questo e ti dà una connessione. Quindi se noi andiamo a prendere, adesso io andrò a fare anche un'installazione da un mio cliente, lì prende solo che non mi ricordo di preciso, lì in pratica link non prende, mi ha detto guarda Andrea, devo amplificare, l'unica cosa è quello, è mettere una SIM e farla funzionare. Poi poco tempo fa avevo anche il servizio attivo, quello della parabola, che è two way. Per il momento ci sono stati un po' di problemi, ma andiamo avanti, vediamo un po' come vanno le cose, perché in pratica hanno subito un attacco hacker, e durante i primi inizi della guerra, e hanno bloccato la connessione a migliaia e migliaia di persone addirittura. E in pratica il satellite l'hanno messo in down, mettendolo in down in pratica ha bloccato tutta la rete e ha bloccato un sacco di miei clienti. Infatti io ricevevo chiamate dai miei clienti che mi dicevano: guarda Andrea, io non c'ho più la connessione, come posso fare? Dico, com'è che non c'è la connessione? E uno, e due, e tre, alla fine ho scoperto che in pratica avevano hackerato il satellite, bloccando le connessioni a mezza Italia, Spagna, Ucraina e Russia, e hanno fatto un macello vero e proprio. No, questa io la metto qua, no, non ce la faccio. E in pratica hanno fatto tutto questo casino e c'è stato un bel po' di problemi. Quindi niente, le connessioni, vedete, ci stanno pure gli attacchi hacker che bloccano le connessioni. Questo bisogna starci molto attenti. Io nel frattempo sto facendo questo, quindi voi dopo me lo scrivete se va bene, se capite, perché io sto parlando nello stesso momento, sto facendo un'altra cosa. Lo so, fare due cose contemporaneamente è un po' difficile, specialmente fare un video con un video e raccontare un po' di cose, ma ho voluto provare questo tipo di format, diciamo.
Qua mi serve uno più piccolo, non ce l'ho. Facciamo un attimo con lo scotch, dopo ce lo rimetto. Ce lo rimetterò? Sì, dai. Quindi questo lo infiliamo qua. Lo aggiungiamo per bene e vediamo come va questa luce. E niente, mi raccomando, scrivete nei commenti, perché io voglio sapere come vanno le connessioni vostre. Già qualcuno già mi ha scritto, e non vi preoccupate, io le leggo i vostri commenti, li leggo tutti quanti, e non vi credete che non li leggo, perché dopo faremo anche un video dedicato a tutte queste cose, perché io voglio risolvere i problemi, e siccome servono sia a me che a voi e ai miei futuri clienti, quindi cercheremo di risolverli piano piano tutti quanti, l'uno con l'altro. Certo, voi mi dite: ma Andrea, se ti manca la connessione alla sera, noi che ci possiamo fare? Per il momento niente, poi non si sa, perché può nascere qualcosa, può arrivare qualche nuova soluzione e noi la andiamo subito ad attivare. Quindi state attenti, io starò molto attento, leggerò molto attentamente i vostri commenti e tutto il resto. Questo qua come si monta? Poi vabbè, in questo periodo che non ci arriva neanche più niente, ecco qua, questo l'abbiamo montato. Adesso bisogna provarlo, quindi attacchiamo qua. Ok, proviamo. Alexa, accendi studio. E luce fu. Visto? Funziona. Se ancora non hai visto il video di come fare quello lì, potete rendere smart tutto quanto. Mi raccomando, metterò il video in descrizione per diventare una casa un po' domotica. Poi nei prossimi video vi farò un aggiornamento sia del furgone che un aggiornamento dello studio, perché devo cambiare un po' di cose, capire, devo fare un po' di luce. Metterò una strip LED lì, che è sempre comandata, una strip LED lì che in pratica vi illuminerà per i prossimi video. No, scherzo, davvero. Già questa è un passo avanti, era due settimane che dovevo mettere a posto questo e ancora non l'avevo fatto. Quindi, parlando con voi, ho risolto anche questo tipo di problema. E niente, continuiamo avanti così. Mi raccomando, scrivetemi sul canale, sui social, dove vi pare, perché io sto vedendo altre nuove cose per la connessione internet. Poi sto facendo anche il mio nuovo sito Technical Service, che in pratica metterò le offerte, tutto quanto, sia di Sky, Linkem, Open Fiber, cioè Open Fiber no, Sky, Linkem, Internet, Sky Wifi, tutto quello che ho, e aereo, qualunque cosa sia, le metterò lì. Quindi vi potrete registrare direttamente sul mio sito. È ancora in fase embrionale, quindi lo sto preparando per voi. E ci metterò tutte le offerte e soprattutto le offerte del tecnico digitale. Ci metteremo anche il mio canale Telegram delle offerte del tecnico digitale quando arriveranno determinate cose. Adesso ho ordinato anche uno switch nuovo e lo voglio provare assolutamente. E anche ho ordinato il pianale per il furgone, ma
quello sto, ne parliamo in un altro video. Comunque, per questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto questo discorso faccia a faccia con te, con voi, con tutti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!